È la storia di un padre e le sue mancanze. Non capisce il figlio, lo vede troppo distante. Le incomprensioni uccidono ciò che è importante. Riescono a spezzare anche i veri legami di sangue. È la storia di un figlio e le sue mancanze. Non capisce il padre, lo vede troppo distante. Le incomprensioni uccidono ciò che è importante. Riescono a spezzare anche i veri legami di sangue. Giovanni vuole strappare quei panni che da troppi anni ormai lo tengono schiavo di troppi affanni. Vuole che Marco riesca a studiare, non vuole che debba passare notti insonni e preoccuparsi per come mangiare. Per questo l'ha indirizzato verso il liceo. Vuole aprirgli le porte per un futuro in ateneo. E intanto ancora mantiene quel posto misero. Lavora da catene che non lo lasciano libero. 12 ore in cui sicuro che è quello che fa gli faccia guadagnare un semplice grazie papà. La verità è che lui in fondo vorrebbe vivere. Da troppo tempo ormai non lo si vede sorridere. Riesce a evadere la vita e i suoi rischi. Solo qualche notte a settimana con un po' di whisky. Non fare come me è l'unico consiglio a suo figlio, detto con un flebile bisbiglio. È la storia di un padre e le sue mancanze. Non capisce il figlio, lo vede troppo distante. Le incomprensioni uccidono ciò che è importante. Riescono a spezzare anche i veri legami di sangue. È la storia di un figlio e le sue mancanze. Non capisce il padre, lo vede troppo distante. Le incomprensioni uccidono ciò che è importante. Riescono a spezzare anche i veri legami di sangue. Marco ha 18 anni e alla sua età è normale stare male. Male ancora non lo sa come affrontare le difficoltà. Litiga con suo papà, l'amore è una stretta mortale. Non concede libertà. Sbatte la porta e se ne va urlando per le scale. Questa è la mia vita, nessuno me la controllerà. Padre e figlio, diverse mentalità. Ma stesso sangue, stessi occhi, stessa caparbietà. Marco lo sa di vanificare gli sforzi di un padre che lo vorrebbe qualcuno all'università. Ma questi non sono i suoi sogni e suo padre gli rinfaccia gridando che resterà una nullità. Marco che colpa se non vuole sfarzo, ma un figlio amarlo perché Giovanni non lo fa. Vuole una bella famiglia, tranquillità, non una bottiglia in cui rifugiarsi dalla realtà. È la storia di un padre e le sue mancanze. Non capisce il figlio, lo vede troppo distante. Le incomprensioni uccidono ciò che è importante. Riescono a spezzare anche i veri legami di sangue. È la storia di un figlio e le sue mancanze. Non capisce il padre, lo vede troppo distante. Le incomprensioni uccidono ciò che è importante. Riescono a spezzare anche i veri legami di sangue.